questo vile atto intimidatorio che è stato fatto ai danni della CGIL, la più grossa organizzazione sindacale italiana, certamente non può passare inosservato e non può che avere una forte risposta da parte di tutta la società civile e di tutte le forze politiche di destra o di sinistra che siano. E siamo la CGIL ha 115 anni di storia, non si farà certamente intimorire da questi vili attacchi. Oggi, per dare un segnale importante, abbiamo aperto tutte le camere del lavoro in Italia, c'è un presidio di democrazia, è un presidio per dare un segnale che la CGIL c'è e non farà un passo indietro su questi temi importanti come la democrazia, la libertà e l'antifascismo. Abbiamo molto apprezzato la vicinanza degli schieramenti politici di destra o di sinistra che siano, l'importante è che siano forze democratiche, che siano forze antifasciste e che, come è sancito dalla nostra Costituzione, il fascismo è un reato. Forza Nuova, i cui ieri i maggiori esponenti nazionali erano in prima fila quando la sede della CGIL è stata assaltata, Forza Nuova deve essere sciolta senza se e senza ma, subito. Detto tutto ciò, invitiamo tutta la popolazione alla manifestazione unitaria che terrà, che è già indetta da CGIL, CISL e GUIL, che si terrà a Roma sabato 16 ottobre. Grazie.